Un appello al comune di Breno e agli enti locali perché acquistino la casa del capitano. L'edificio storico risalente all'epoca della Serenissima è all'asta e rischia di finire nelle mani di speculatori. Nonostante non sia in condizioni perfette, la casa del capitano è un edificio pregevole di grande valore storico e potrebbe essere utilizzata a scopi sociali e culturali. A lanciare l'appello è il Circolo Culturale Ghislandi, che qui ebbe la sua sede. Lo statista partigiano, ricordato da una targa, in questa casa aveva il suo studio. Sulla facciata del palazzo, nel cuore del centro storico, in piazza Sant'Antonio, ancora si vedono le finestre gotiche e tracce di un affresco con Fregio e Leone di San Marco. Il sogno che abbiamo e il nostro auspicio è che le amministrazioni, per cui la comunità montana, il BIM e il comune di Breno, ma insieme anche a privati, possano acquisire questo bene per farne poi, comunque, per poterlo vivere alla comunità valligiana. Il bene è finito all'asta dopo le vicende personali dell'ultima proprietà. Questa situazione rischia di portare l'immobile al decadimento, al degrado. C'è anche la preoccupazione che il bene possa finire nelle mani di speculatori senza scrupoli. Il rischio è che approfittando della farraginosità delle procedure cui è sottoposto il palazzo e all'asta, si inseriscono delle società o comunque dei gruppi speculativi o addirittura che puntano a riciclare denaro e ad investire in questi assets del denaro di provenienza dubbia. Per farne che cosa? Per rimpolpare i loro bilanci e per accreditarsi come società degne di prestiti e di mutui bancari. E tutto questo porterebbe al blocco per anni e anni e anni dell'utilizzo del palazzo e la sua decadenza, il suo decadimento anche dal punto di vista architettonico edilizio, con tutto quello che è possibile poi immaginare. E invece, se il bene venisse acquistato dal comune e dagli enti pubblici, potrebbe avere una nuova vita come sede di iniziative culturali o sociali. Questo palazzo, in questa piazza, non è solo storia, ma è anche un potenziale economico. E lo si vede già in questa piazza, l'animazione che è stata introdotta, che ha dato impulso a varie attività private. Con questo palazzo si potrebbero introdurre non solo utilizzazioni pubbliche, ma anche addirittura delle iniziative economiche oppure residenziali.